Sono passate soltanto poche ore dalla vittoria straordinaria contro la Lazio, ma è già tempo di guardare avanti. Martedì, infatti, ci sarà Milan-Juventus. Ma in realtà, ancora prima di martedì, cioè già oggi, ci sarà Napoli-Roma. Una partita che onestamente non pensavo avremmo dovuto assistere con occhio interessato, ma che invece dobbiamo appunto guardare da protagonisti. Il Milan è infatti ora a 46 punti e si trova in sesta posizione. Il Napoli è a 45, ma è già qualificato per l'Europa League, mentre la Roma è al quinto posto con 48 punti. Per andare in Champions diretti dobbiamo arrivare davanti alla Roma o al massimo a pari punti, dato che comunque siamo in vantaggio negli scontri diretti. E quindi oggi dobbiamo tifare Napoli. Tanto anche se il Napoli ci supera, comunque la nostra corsa è con i giallorossi. Ma torniamo a noi. Non sono un tifoso umorale, o almeno cerco di non esserlo, e tento sempre di contestualizzare le cose. Non mi ero illuso dopo la vittoria con la Roma, non mi ero depresso dopo il pari con la Spal, anche perché secondo me era arrivato principalmente per una serie di sfighe. Ma dopo una partita come quella di ieri, arrivata in quello che comincia ad essere un periodo lungo di ottime prestazioni, è difficile non esaltarsi un minimo. Ecco quindi che ho trovato 5 buone notizie che, almeno per qualche giorno, potranno accompagnarci in questo bel periodo di Milan. Partiamo dalla prima, che non è una vera e propria notizia e che riguarda il mio giocatore preferito dell'attuale squadra, ossia Hakan Çalhanoğlu. Ieri il turco ha giocato l'ennesima ottima prestazione, segnando di nuovo. Per lui sono 5 gol in campionato, più 3 assist, più i 2 gol in Coppa Italia contro il Torino. Ma soprattutto per lui è un altro gol su DAZN. Già, perché Hakan Çalhanoğlu segna quasi solo quando il Milan gioca sull'applicazione di Diretta Leotta. È una cazzata? Beh, forse sì. Ma è davvero così. Da quando è arrivato DAZN in Italia, Çalhanoğlu ha segnato quasi solo se il Milan gioca appunto su DAZN. L'anno scorso ha segnato soltanto 3 gol in campionato contro Atalanta, Fiorentina e Spal. Tutte e tre quelle partite erano su DAZN. Quest'anno ha fatto 5 gol in totale, di cui 3 su DAZN, eccezion fatta per il gol a Lecce e a Verona che erano su Sky. Se ci aggiungiamo il gol annullato 2 giorni fa contro la Spal, anch'essa su DAZN, sarebbero stati 7 gol su 10 in 2 anni su DAZN. E martedì Milan-Juve sarà proprio su DAZN. Quindi speriamo che davvero Hakan abbia preso soltanto una botta e che con la Juve ci sia. Un'altra ottima notizia arriva da Kessié. Se seguite il mio canale, forse saprete che non mi ha mai fatto impazzire. Ho sempre creduto che avesse sì delle potenzialità, soprattutto fisiche, ma lo odiavo perché anche se faceva 9 cose giuste, alla fine sprecava tutto davanti alla porta con un tiro totalmente sbagliato oppure un passaggio da codice penale. Il Kessié di oggi, invece, lo adoro. Il motivo? Beh, semplicemente gioca 30 metri più indietro. Ora non può più sprecare il suo buon lavoro, dato che comunque non si trova più davanti alla porta avversaria. E non so se Pirlo la pensasse con me, ma credo che alla fine l'importante sia il risultato. E finalmente che sì, giocando lontano dalla porta, sta giocando al suo meglio. La terza notizia è banale, ma è soltanto l'esistenza, la mera esistenza di Zlatan Ibrahimovic. Con 3 mesi di inattività mi ero scordato di quanto fosse determinante per noi questo giocatore. Mi ero scordato di quanto con lui in campo migliorassero anche gli altri. È vero, avevamo già giocato bene anche senza di lui, ma cazzo, con lui tutti sembrano avere 3 coglioni anziché 2. Çalhanoğlu, Theo, Bennacer, Jack, tutti. Ed è un po' quello che è accaduto anche contro l'Inter nel derby di ritorno che poi è finito 4-2 per loro. Il primo tempo Ibra aveva alzato l'asticella di tutti, facendoci dominare una partita insperata. Poi nel secondo era calato lui e tutti l'avevano seguito. Stavolta, nonostante Zlatan sia addirittura uscito dal campo, vuoi la serata no della Lazio, vuoi la serata sì dei nostri, il secondo tempo non ci ha visto crollare così palesemente. Anzi, abbiamo giocato praticamente allo stesso livello. E forse anche soltanto avere Zlatan in panchina aiuta. Zlatan che si incazza sul 3-0 se Hernandez sbaglia davanti al portiere è l'esempio lampante di un Milan che non c'è più, ma che dobbiamo a tutti i costi tornare ad avere. La quarta notizia è lui, è Alex Saint-Léger, alias The New Abate. Sono onesto, avevo liquidato troppo in fretta senza neanche averlo visto giocare questo giocatore. Eppure, questo giovane belga dal cognome impronunciabile sta stupendo tutti, me in primis. E infatti mi ha colpito. Vuoi il capello biondo, vuoi la corsa inarrestabile, vuoi il fatto che arriva sul fondo per poi sbagliare il cross, ma poi è sempre pronto per tornare indietro. A me ha ricordato Ignazio Abate, l'ex capitano del Milan di cui io ho la maglia, il mio idolo. So che a tanti questo paragone potrebbe far accapponare la pelle, ma fidatevi, detto da me è un complimento enorme. E quindi avanti tutta, Saint-Léger. La quinta notizia positiva che mi fa sperare un minimo per la partita di martedì arriva dagli squalificati in casa Juve. I bianconeri infatti non avranno né De Ligt né Dybala, forse i due più in forma della Juve insieme a Bentancur e Cristiano Ronaldo. De Ligt, a parte quando usa le mani, è un difensore fenomenale. Aveva iniziato malissimo, ma ora sta dimostrando di essere di una categoria differente rispetto alla media di difensori in Italia, ma forse nel mondo in generale. E se da lui passi a Rugani, forse un contraccolpo lo puoi avere.
e Dybala. Segna da 5 partite di fila, a noi segna sempre in qualsiasi anno. In Coppa Italia, nonostante non abbia segnato, è stato comunque il più pericoloso, anche se si diceva che fosse appena ripreso, dal coronavirus. Dybala è davvero l'uomo in più della Juve in questo momento. Non averlo potrebbe essere per la Juve un bel problema. Anche se certo, quando hai Cristiano Ronaldo, Douglas e Higuain, mannaggia a te, forse puoi fare a meno anche del giocatore più in forma del campionato. Fatemi sapere la vostra, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ciao!